Ciao a tutti e benvenuti in questa nuovissima intervista di Bookness. Per me è veramente un grande onore in questo periodo in cui la Sardegna purtroppo in molte sue parti sta bruciando avere dall'altra parte Carmen Portera, una grande amante del territorio sardo e autrice del libro Sassari con la testa in su, guida culturale di Sassari e del suo territorio comunale. Ecco, Carmen ci ha mostrato il libro. Carmen, ciao, dici chi sei e di che cosa ciao ti occupi? Ciao a tutti. Allora, sono Carmen Porter, sono di origine spagnola e da più di 10 anni che mi sono trasferita in Sardegna e ho amato sta terra da quando sono arrivata. Sono storica dell'arte, guida turistica per la regione Sardegna e mi piace molto passeggiare, osservare. Allora, ho visto che in questa città mancava veramente una guida che parlasse di tutto il patrimonio culturale che contiene, perché di solito quelle piccole guide che parlano di 2 o 3 monumenti, 2 o 3 cazzate, se si può dire. Si può dire. E niente, allora ho detto, dai, faccio questa nuova avventura, no? E ho voluto illustrare tutto il patrimonio culturale, sia del comune di Sassari, che del suo territorio comunale, che è molto esteso. In più ho toccato dei temi che non parla nessuna guida, come sono le edicole votive, non solo per il senso religioso, sennò che sono un'arte minore, no? Che anche quegli artisti vanno nominati, vanno coccolati, no? Perché grazie a loro quelle strade si illuminavano, grazie a loro gli innamorati si incontravano perché era un punto di riferimento. E in più ho voluto dare un po' una personalità, spiegare la personalità di questa città attraverso la sua gastronomia, che è molto particolare, le sue canzoni, perché è un tipo di canzone molto vicino alla sua alimentazione, però poi anche c'è quella parte moderna degli anni 60, no? Dei gruppi tipo Beatles, no? Imitando i Beatles, che anche è molto interessante. E in più ho voluto aggiungere un piccolo vocabolario, perché non tutti conoscono i termini artistici e architettonici. Insomma, questa è la mia guida, in grandi rasghi, no? Poi anche ho voluto parlare tutta la parte della natura, della sua archeologia. Insomma, è molto, molto vasta la guida, non è una semplice guida. Sì, è molto interessante, Carmen, il fatto che tu sei cresciuta a Barcellona, in Spagna, Esatto. e sei qua in Italia come storica dell'arte, guida turistica per la regione Sardegna, quindi per il territorio italiano, no? Noi italiani, secondo me, siamo un po' famosi, oltre che per le nostre bellezze interne, tra virgolette, per la nostra incapacità di promuoverla. Sì, Tu che sì. vieni da fuori, tu che vieni dalla Spagna, praticamente stai Esatto. dimostrando esattamente questo, nel senso ci è voluta Carmen per spiegarci a livello comunale e territoriale come Sì. Per Sassari può essere visitata in maniera completa. dirti un'aneddota simpatica, no? Dove lavoro, che non c'entra niente con questo campo, è venuto un cliente e mi ha detto: "Ma lei è la signora che ha scritto il libro Sassari?" Dico: "Sì." Dico: "Guardi, gli ho comprato il libro. Io sono sassarese di tutta la vita. Nel suo libro ho trovato delle cose che io neanche sapevo che esistessero." Dico: "Mi fa molto piacere, grazie." No, complimenti, no? Era tutto contento e orgoglioso, no? Di vedere che c'era qualcuno che aveva spiegato un po' questa città che è un po' abbandonata. Poi anche il titolo, molti: "Ma perché la testa in su?" Dico: "Sì, perché tutti andiamo con la testa in giù, con i nostri pensieri, no, quotidiani, poi anche sorteggiando le cacchette dei cani, no? Perché ci sono." Allora dico: "Guardate su, che le meraviglie sono su, no? Perché ci sono delle cose che uno neanche se ne accorge, no?" E allora quello anche gli ho fatto pensare a tutti: "Ammirate un po' la vostra città, perché ci sono degli angoli, degli scorci veramente niente a invidiare con altre città italiane." Certo, anche perché tu sostieni che una città senza un libro guida è Esatto. un luogo senza cuore. Esatto, bravissimo, è vero, l'ho scritto. E questo È è un vero. gran bel concetto, quindi Sì.
a tutte le persone che vogliono fare un libro sulla propria città, scrivetemi. Esatto, e io vedrei come subito. Lo utilizzo per fare un'iniziativa. No, però è carino, è molto carino. Sì, una domanda che voglio farti è questa, no? È sì, chiaro, ma Carmen, che le conoscenze che tu hai della città di Sassari, ho potuto constatare di persona, sono così vaste che la prima volta che ci hai contattato ci siamo trovati di fronte alla scrittura e pubblicazione di un libro veramente importante, un libro impressionante, se non ricordo male arrivava a 600 pagine, quindi sì, io e te ci siamo confrontati dicendo: guarda Carmen, queste sono tutte informazioni utili, sono tutte informazioni complete, comunque si tratta di una guida turistica, non magari di uno studio accademico sulla città di Sassari. Forse mi era allungata troppo. Esatto, ma al di là del troppo o del poco, insieme abbiamo lavorato per addivenire a un compromesso dimensionale, a un compromesso di contenuti. E quindi esatto, hai creato un'opera che allo stato attuale è un bel compromesso, che comporta 376 pagine, quindi credo sì, sia in assoluto... la guida più completa che si può trovare su... Sì, poi me l'hanno detto tutti i librai, Insomma, sì, non esiste un libro così. E allo stesso tempo è una guida però pratica, perché è strutturata, io ricordo bene, in capitoli che ti guidano passo passo ai luoghi più importanti, ai luoghi principali, da un punto di vista di Sassari. La domanda che voglio farti è qui. Come hai raccolto e organizzato questo materiale? Cioè, qual è stato il criterio che hai utilizzato? Allora, prima di tutto, insomma, a me piace molto girare e poi anche partecipare nelle manifestazioni che si fanno nella città, questa Sassari, ma anche quando abitavo a Ferrara facevo lo stesso. E mi sono resa conto che c'era informazione, ma molto dispersa, no? Volantini qua, volantini là, ma... Allora ho incominciato a raccogliere tutti questi volantini, poi andare anche in biblioteca, a controllare libri, a leggere e piano piano mi sono ho fatto diciamo, il primo scheletro di questa guida. No? Man mano che lavoravo avevo più voglia di raccontare più cose, di aggiungere più cose, perché vedevo che mancavano, che non c'era... Che quando veniva anche un turista qua in questa città è un po' perso, perché... non sa come orientarsi. A me piaceva molto dirgli: guardi, vada qua, vada là, che c'è questo monumento, c'è questo altro, grazie, e vada a mangiare qua, vada, insomma, cose tipiche che cercano i turisti. E poi la cosa divertente è che anche lo stesso Sassari: Carmen, tu che sai dove quello, indicali a questa persona dove si trova tale via con tale monumento. Quello mi è capitato in tutte le parti dove andavo, no? Imparavo, sapevo più della città che del cittadino stesso, però vabbè, forse è deformazione o perché io mi piace osservare e apprendere tutto quello che c'è attorno a me. Benissimo, qual è stata la tua esperienza con l'autopubblicazione? Cioè andare a pubblicare comunque un libro di questo tipo, che da un punto di vista dei contenuti, da un punto di vista anche delle foto che hai riportato all'interno, sì, che era di vista tutto un lavoraccio, delle strutture, qual è stata la tua esperienza con l'autopubblicazione? Cioè nel senso, con una pubblicazione editoriale in cui tu sei la detentrice dei diritti dell'opera, però allo stesso tempo ti sei ti sei affidata a un gruppo di professionisti che ti hanno aiutato. Qual è stata veramente la... Per me è stata ottima, 10 e lode, insomma, meglio impossibile, perché mi avete coccolato tutti, dal prima telefonata che abbiamo avuto noi due fino alla nascita del libro. Mi avete seguito in tutti i modi, millimetro a millimetro. Qualsiasi problematica che avevo, subito eravate voi dietro a risolvermela. Insomma, mi sono sentita veramente molto al mio agio, come a casa mia, insomma, con delle persone molto umane, veramente, e molto disponibili, che quello no, non è da poco nei giorni che viviamo. Veramente ottimo, io lo raccomanderei a tutti, perché non è che sei tu l'autrice del libro, a parte o tu che... Diciamo, te l'hai scritto tu, te l'hai autopubblicata, no, perché dietro c'è tutto un team di persone che senza loro io non avrei fatto
Niente, la verità. Bene, ti ringrazio tanto, Carmen. No, è vero, lo dico col cuore, è così. Bellissime parole. E la domanda successiva è, hai iniziato lockdown e Covid permettendo a distribuire il tuo libro in città? Che ne so, hai avuto modo magari sì, di portarlo? Sì, io sono andata a tutte le librerie più importanti che ci sono in città, tutti me l'hanno accolto, chi più libri, chi meno libri, va bene, quello, sono stata molto disponibile, quello che mi diceva. E tutti, perché anche avevi il temore, no? Il dubbio di come lo prenderanno, no? Saranno interessati al libro. Poi quando spiegavo io quattro parole che cosa conteneva il libro, e tutti non mi hanno fatto nessuna problematica, al contrario. E ci dirò che per ora ci sono due librerie che ora a settembre, così faremo delle vere presentazioni. C'è una anche molto carina di libreria mi sta lavorando molto il libro, nel senso che qua in agosto c'è una festa che sono i candelieri, no? Però con il Covid e tutte queste cose non si è potuta fare, soltanto si fa perché è un voto alla Vergine, no? Che aveva salvato la città di una peste, e hanno portato, sono dei ceri di legno enormi, e li portano a questa, alla chiesa di Santa Maria di Betlemme. E questa libreria, per questa festa, no, ha messo nella vetrina tutti i libri che parlano un po' della città, no? E poi ha messo, il mio già l'aveva messo prima, l'ha rimesso un'altra volta, e poi anche su Instagram, su Instagram, lo ha pubblicato dicendo: guardate che c'è il libro di Carmen Portera, Sassari con la testa in su, insieme a altri. Insomma, ho visto che stanno anche loro aiutandomi a che questo libro si conosca, no? Quindi, ora vediamo presentazioni, spero che ci sarà un lancio più forte. Certo. Quindi, Carmen, mi confermi che una guida turistica, quindi che è stata autopubblicata, comunque è stata accolta senza alcun tipo di pregiudizio da tutte le librerie? Sì. Perché io avevo problemi, pensavo, se mi faranno delle storie, o perché non è di una casa editrice in Coppallino, sai? No, nessun problema. Nessun problema. Questa è un'ulteriore dimostrazione che self-publishing funziona. Benissimo. Questo mi fa un grandissimo piacere. Bene, no, certo. Allora, vedete qui in sovraimpressione il libro Sassari con la testa in su, guida culturale di Sassari del suo territorio comunale, a cura della dolcissima Carmen Portera. Qui imparerete perché si mangia i piatti tipici sassaresi al ritmo delle canzoni, perché Sassari appartiene agli itinerari culturali del patrimonio europeo, perché trovare un piccolo vocabolario all'interno del libro per capire il significato di termini artistici del territorio, architettonici e tante, tante altre cose che non troverete in nessun altro tipo su Sassari. È chiaro, questo è il libro su Sassari. Sì, è molto particolare, no? Molto specifico. Questo è il libro però da comprare, uno che va a Sassari deve comprare questo. Ah beh sì, per forza, ragazzi, comprarli tutti. Carmen, se uno volesse contattarti, dove può scriverti? Beh, per ora non è che ho molti, sto aprendo una pagina su Facebook e su Instagram, però ancora non sono attive, saranno attive il prossimo mese, e poi ho solo una mail e un telefono. Perché... Beh, qual è la tua mail? Carmen Portera, 59, sto dando un'altra mail, Portera Carmen 3, gmail.com. Ok, qui sotto vedete le mail di Carmen a cui eventualmente scrivere per avere informazioni su Sassari o su altro che ritenete interessante. Carmen, grazie veramente. Grazie a voi soprattutto. Speriamo un giorno di incontrarci nella strada. Lo spero anch'io, ci ho pensato molte volte. Ciao, grazie. Ci vediamo. Grazie.